è a posto della linea guida. Allora, le linee guida sono degli strumenti di indirizzo ed orientamento, cioè quella si è il diritto di superare il limite di velocità indicato nelle singole strade. Poi è molto facile dire andare a 60 all'ora, con 50 all'ora, eppure è molto semplice, quando noi facciamo l'educazione per omicidio colposo, per l'incidenza stradale, è facile dire questo. Quando invece non c'è questa spesa solamente aiutare l'operatore prima e l'induce dopo, allora la condotta è estrinsecata dal sanitario. Queste linee guida possono provenire da società scientifiche, da gruppi di esperti, da organismi e istituzioni pubblici. È chiaro che il terapeuta, come il giudice, cioè per il terapeuta e il giudice, le linee guida non costituiscono uno strumento precostituito, ontologicamente affidabile. E quindi dobbiamo selezionare solo quelle linee guida in cui non dovrà fare distinzione tra compagniere e compagnano, ma solamente farsi un'idea da prendere la conta e su questo mutuare l'entità della pena. Allora, tornando a noi, la norma in esame afferisce unicamente al lavoro procedurale. Dovrà prima di tutto individuare la causa, valutare la causa e quindi capire di cosa è morto, avvelenato o chi ha avvelenato in persona quel deceduto. In secondo caso, comprendervi, valutare prima la causa dell'evento e dire visto che adesso si è organizzato. Comprendo, non è prevista una specifica definizione di compagno o di compagno. E questo perché il legislatore ha fatto su un passo avanti, procedendo ad una abolizione parziale del crimine, quindi non punendo l'attribuibile al compagno, ma non ha indicato la linea di confine